intervallo della gara a Pescara contro Nicola Patan, 3-1 del Pescara. Adesso fili, vai. Cambio. Sì, sì. Okay. Lui allora, l'autore del 3-1 del 2-3. Gran gol tuo, Ruiu, 3-1, sta giocando davvero bene, state soffrendo poco e in attacco siete cinici. Sì, stiamo giocando bene, per fortuna dopo un sacco di tempo sono riuscito a tornare a giocare, era un mese che mancavo. E dobbiamo tenere cose anche il secondo tempo, possiamo portare a casa la vittoria. Cosa ci vuole per, di più per portare a casa questa vittoria, una partita così importante? Dobbiamo cercare di tenere sempre buona la difesa e sfruttare meglio i contropiedi, che volevamo fare altri gol. Va bene, bocca al lupo per la difesa. Andiamo dal giocatore Nicola Patan. Schiattarella! Schiattarella, avete iniziato bene, però poi dopo siete un po' calati, loro ne hanno approfittato, 3-1 per loro, partita ancora aperta. Sì, all'inizio come hai detto tu abbiamo fatto un buon avvio, poi ci siamo persi durante la partita. Ora dobbiamo cercare di recuperare questo 3-1 e provare addirittura a vincerla, perché sennò scendiamo in classifica e non possiamo permetterci. Cosa ci vuole per recuperare questa gara? Dobbiamo migliorare soprattutto in difesa e giocare come fanno gli avversari, con più aggressività. Va bene, bocca al lupo per la difesa. Va bene? Siamo qui con i migliori in campo della gara, Nicola Patan contro Pescara, finita 4-3 per Nicola Patan, migliore in campo, consegniamo la medaglia a De Rosa. I nostri due buoni scontri e la novità del buono scontro del bowling per mare, la partita gratis al Combo. E qui con il migliore dei suoi del Pescara, Teti 4-3, davvero una bellissima partita. Loro hanno cominciato meglio il primo tempo, poi poi sono usciti fuori e stavate vincendo 3-1. Noi siamo stati bravi a reagire al gol iniziale di Uomo e poi siamo riusciti ad andare sul 3-1 cercando di tenere la difesa al meglio. E poi nella difesa cosa è successo? Il secondo tempo ci siamo un po' disuniti, Stefano è stato bravo a fare il gol del 2-3 e poi hanno preso un po' fiducia loro e sono riusciti a rimontarci purtroppo alla fine. Diciamo nella difesa hanno dominato la vittoria. Hanno giocato nettamente meglio. Hanno fatto meglio loro nella ripresa, comunque anche il loro portiere ha avuto un pezzo da fare. Chi dice? Chi dice? Chi dice? Chi dice? Chi dice? Chi dice? Ho fatto il prossimo. Vabbè, Pescara esce sconfitto, però buona la cercheremo di rifarci nelle prossime prestazioni. Ok, vuoi fare un saluto particolare a tutti? Sempre a tutte le squadre a cui gioco nell'SLA. Va bene, complimenti, alla prossima. De Rosa, vittoria all'ultimo secondo. Nicola Patan oggi ha sofferto un po' soprattutto nel primo tempo. Nella verità avete giocato bene, avete sofferto un po' sui contropiedi, però siete stati quasi tutto il tempo. Vittoria forse nel secondo tempo meditata. Nel secondo tempo sì, perché nel primo tempo abbiamo cominciato completamente scarichi. Abbiamo giocato con un modulo differente, da Caro in centrocampo che è il difensore, mancava il capitano Monica, Bucci purtroppo è entrato in secondo tempo pensato, quindi il secondo tempo abbiamo caricato. Diciamo scacciata la crisi dopo due sconfitte con sì, diciamo di sì. I fantasmi sono spazio. Adesso ho fatto ancora per le prime posizioni, questa vittoria vi dà un po' di slancio. Speriamo di riprenderci. Ma lo sa tutto così? Di continuare così. Mica ci va a vedere. Puntare se non al vertice arrivare dai primi. Va bene, c'è una dedica speciale? Alla squadra. Grazie, complimenti, alla prossima. Ciao.